La partitissima non ha deluso le attese della vigilia. La regina del girone, ad un passo dalla Serie C, ha confermato qualità e mezzi per puntare ad un salto di categoria accarezzato da un'intera stagione. Seguita dal pubblico delle grandi occasioni che ha sostenuto la squadra per l'intero arco dell'incontro diretto egregiamente da Materna, composta dall'arbitro Petrella della sezione di Viterbo, assistito da Bocca e Caputo della sezione di Caserta. Al pronti via, qualche goccia d'acqua ha fatto la sua presenza sul comunale, per la verità comunque durata pochissimo. Castelfidardo si è presentato con la sua migliore formazione, per ora disponibile. Assetti tattici senza novità di rilievo, con la certezza che strada facendo saranno sicuramente adeguati all'evenienza. Al pronti via le squadre si sistemano al meglio in campo e subito pronte per attaccarsi. Il Materica al secondo guadagna un calcio d'angolo che regala nulla alle fortune della formazione biancorossa. Al sesto punizione dei 20 metri in favore del Castelfidardo, calciata da Pedalino, regala solo un calcio d'angolo alla squadra di casa. Dodicesimo, gran confusione in area castellana che si chiude anche in questo caso con il pallone spedito in calcio d'angolo. Vantaggio Materica al sedicesimo. È Malagò che porta in vantaggio la capolista. Con il passare dei minuti la capolista sembra sempre più padrona del campo. Castello cambia al 23esimo Lispi con Calabrese. Materica non concede giocate utili ad un generoso Castelfidardo. 34esimo subisce fallo Angelelli, rigore, trasforma Tonelli senza difficoltà. Minuti finali della prima frazione di gioco, in mano alla capolista che cerca il terzo gol. Castelfidardo ci prova a risalire la china, al terzo punizione da sinistra per la capolista senza successo. Sesto, Mantini gol, si riaprono i giochi in casa del Castelfidardo. Decimo, Montagnoli impreca per la mancata concessione di un calcio di rigore. Materica cerca di riprendere le redini del gioco, ma i castellani non mollano. Gran movimento sulle panchine, per un finale tutto da vedere. Valzer delle sostituzioni a inizio regolarmente, in campo diversi giocatori che non mutano però l'assetto tattico. 28esimo retropassaggio, punizione in favore del Castelfidardo, senza esito in favore dei padroni di casa. Materica cerca di contenere la voglia di risalire la china da parte del Castelfidardo. Montagnoli, 37esimo, manca una clamorosa palla gol, graziando il Materica da sicura capitolazione. Al 42 si infortuna un assistente, quindi si perde un po' di tempo per il loro ricambio, poi si va al termine con 8 minuti di recupero che non mutano comunque il risultato. La voce dei tecnici Ortolani del Materica Calcio, Roberto Vagnoni del Castelfidardo. È stata giocata la prima frazione della partita a ritmi altissimi, mostrando a tutti i presenti un calcio eccezionale, secondo me, con idee importantissime, costruendo molte occasioni da gol. Siamo riusciti a chiudere la prima frazione in vantaggio con il doppio vantaggio di due gol, secondo me meritatamente. Abbiamo creato tanto, costruito tanto contro una squadra forte che sta facendo un campionato di altissimo livello e va riconosciuto al Castelfidardo il percorso che sta facendo. Al tempo stesso il Materica credo sia sotto gli occhi di tutti che sta facendo un percorso altrettanto importante, e questo è quello che si è poi mostrato in campo. In effetti nel secondo tempo abbiamo subito un po' il ritorno della squadra locale, che comunque, ripeto, è una squadra buona. Abbiamo sofferto un po', ma occasioni evidentissime del Castelfidardo io non ne ricordo. Abbiamo subito questo gol su un episodio, e nonostante, come ha detto mister Vagnoni, loro hanno provato a premere, hanno provato a raggiungere il pareggio,
ma non ricordo grossi interventi del nostro portiere. Questo non significa che non siamo andati un pelino in difficoltà nel secondo tempo, ma perché abbiamo abbassato un po' il baricentro della squadra e abbiamo subito questo ritorno al Castelfidardo. Io devo fare i complimenti ad entrambe le squadre che hanno disputato questa gara, in particolare ai nostri ragazzi, ragazzi eccezionali che oggi hanno veramente dato tutto quello che avevano e gli va fatti i complimenti. Sono stati eccezionali, sono stati grandi e io, noi siamo orgogliosi di questi ragazzi. Allora, come giudica questo confronto? Siamo usciti sinceramente bene, perché vedere il Materica che negli ultimi 4-20 minuti si difende con 10 uomini sotto la linea della palla significa che abbiamo dato il filo da torcere. Abbiamo sbagliato i primi 20 minuti, l'approccio alla gara non è stato buono, perché noi ci dobbiamo giocare le partite sin dal primo minuto. Abbiamo schierato una squadra all'apparenza abbottonata, ma non doveva essere così, perché avevamo cercato di fare una linea da 5 e essere alti. Invece siamo abbassati da kit su ogni palla loro facile, ci siamo abbassati subito senza motivo, li abbiamo portati nella nostra area. È una squadra così forte tecnicamente e anche fisicamente, dovevamo avere il coraggio che abbiamo avuto il secondo tempo e prenderli alti, anche se poi secondo me abbiamo cambiato il sistema di gioco, ma non è solo quello, tutto dipende dalla testa. Ho detto in settimana, dovevamo avere rispetto, perché forse all'andata non l'avevamo avuto, e sottoscritto forse era stato presuntuoso nell'atteggiamento, nella preparazione della partita. Invece oggi l'avevamo preparata bene, avevamo detto di avere rispetto, però oggi abbiamo avuto troppo rispetto il primo quarto d'ora e la partita l'abbiamo persa lì. Nessuna recriminazione quindi? No, recriminazione, perché secondo me il pareggio alla fine c'era, perché li abbiamo messi nella metà campo e abbiamo fatto quello che dovevamo fare, anche se non è facile. Questa è una squadra fortissima che merita i punti che ha, e fisicamente e tecnicamente, però guarda, sono state giocate due partite, perché il primo tempo è stata una partita dove hanno comandato e il secondo tempo abbiamo comandato noi. E il pareggio ci stava, perché se vai a vedere due tempi, il primo tempo l'hanno vinto loro, il secondo l'abbiamo vinto noi. Non abbiamo fatto gol e ci rammarichiamo, perché diverse occasioni potevamo far gol. Non abbiamo sfruttato molto bene il secondo tempo il 2-1 sugli esterni, ci siamo intestarditi a buttare questa palla lunga. Invece dovevamo essere più pazienti e muovere la palla in maniera migliore e andarci a giocare il 2-1 sugli esterni. L'abbiamo fatto poco, dovevamo farlo di più.